Per l'ultima fase del nostro sviluppo della produzione, oggi parliamo del mastering, un argomento molto complesso, molto interessante e anche pieno di sfaccettature. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. Dopo aver parlato di composizione, arrangiamento, editing e mixaggio, arriviamo all'ultima fase per la realizzazione del nostro brano o dei nostri brani, ovvero il mastering. Il mastering è quel processo che dà il suono di base definitivo del brano. Ci sono varie leggende metropolitane ed è arrivato il momento di innanzitutto introdurre l'argomento e poi sfatare anche alcuni miti. Andremo poi ad approfondire successivamente nel dettaglio il processo del mastering, in studio prima di tutto, ma anche con persone sicuramente più competenti di me in merito. Partiamo dall'inizio. Sul mastering si dice tantissimo, si è creata da tempo ormai una figura professionale specifica, ovvero il mastering engineer, e soprattutto ci sono tante scuole di pensiero diverse sull'argomento. E cerchiamo di raccontarle più o meno tutte partendo da un estremo all'altro. Si parte sicuramente da chi il mastering lo esegue nel proprio computer con lo stesso software di partenza. C'è chi mette semplicemente un limiter a mixaggio avvenuto. Per esempio, Belocca fa parte di questa scuola di pensiero e sinceramente, se si ascoltano i dischi del DJ ungherese, non ci si può sicuramente lamentare di come suonino. Tutto questo perché si parte da un presupposto di base. Un disco che è mixato bene, allora con un buon mastering suona bene. Non è vero il fatto che il mastering possa andare a coprire degli errori avvenuti nelle fasi precedenti. Anzi, è vero esattamente il contrario. Qualsiasi errore di mixaggio o quant'altro viene amplificato nel mastering, non viene coperto. Quindi togliamoci subito dalla testa il fatto che il mastering faccia miracoli. I miracoli non si fanno, gli errori, le scelte musicali vanno definite molto bene prima, in modo che il mastering possa rendere giustizia all'idea musicale e possa dare il suono che si vuol dare. Non si può andare con il mastering a rimediare ad alcune magagne. Anche per questo il mastering è una fase che molto spesso viene data in esterno. Si crea il proprio brano fino al mixaggio per dare l'idea di quello che si vuole ottenere e poi un orecchio esterno, due orecchie esterne, diciamo meglio, danno poi il suono in base al genere. All'estremo opposto c'è invece il mastering con le macchine analogiche. Quindi processando il suono che magari è stato elaborato in digitale fino a quel momento, che poi passa magari da un banco analogico oppure no, si va a dare quel suono analogico al nostro disco e quindi attraverso compressori, processori, limitatori, sommatori. In questo modo si cerca di fare il processo come veniva svolto prima dell'avvento del digitale e di riuscire a dare un tocco analogico al sound del nostro disco. Anche quello dipende dal genere, perché ci sono dei tipi di musica che non hanno necessità né soprattutto vengono valorizzati da un mastering analogico. Ma quello è una cosa essenzialmente personale. Non è vero che un mastering analogico o digitale sia migliore dell'altro, sono semplicemente due suoni leggermente diversi, anzi sono sfumature di suoni diverse. Nel mezzo ci sono tutti quei processi di mastering che avvengono in digitale o con una catena di plugin nel software di partenza oppure attraverso software specifici dedicati al mastering. Se si vuole raccontare in breve come si sviluppa il processo, direi che si parte da una volta avuto il bounce finale, quindi il file mixato, non masterizzato, si dà una compressione generale al brano,
una equalizzazione generale, tenendo di conto dei suoni che vanno stereo, per esempio i piatti della batteria e i synth, e quelli che invece vanno mono, i bassi e la cassa su tutti. Di conseguenza andando a distinguere un'equalizzazione mono e stereo e andando a togliere delle frequenze laddove non servono. Per esempio, i bassi si concentrano soprattutto mono e allora il mixaggio, allora la parte stereo dell'equalizzazione va a tagliare un po' di frequenze in basso. Una volta effettuato questo processo, si mette poi un limitatore per riuscire a dare quel volume necessario, quel suono necessario e soprattutto togliere il rischio di eventuali distorsioni. Importante per un mastering è riuscire ad ottenere un suono e anche un volume, se vogliamo, che renda il nostro brano al pari dei brani che escano al giro. Quindi, per qualsiasi mastering è sempre bene avere riferimento degli altri brani. È molto importante distinguere tra i vari generi. Non tutti i mastering sono uguali, soprattutto non tutti i generi hanno bisogno dello stesso tipo di mastering. Quindi un mastering per un brano techno avrà bisogno di esaltare certe frequenze al posto di altre. Essenzialmente, per un brano pop non c'è bisogno di dare molta spinta sui bassi, per esempio, ma di dare soprattutto una profondità e un ascolto generale. Così che cambia molto il tipo di mastering a seconda del supporto. Un mastering per CD è diverso da un mastering per vinile, perché comunque il vinile suona delle frequenze diverse, suona su impianti diversi. E poi è nata tutta una serie di esigenze per il mastering per i brani digitali. C'era la certificazione per i brani masterizzati per iTunes. Per gli streaming ancora cambiano i bitrate, cambiano le frequenze di campionamento, cambia il tipo di mastering da effettuare, perché si rischia di fare un mastering che poi, andando a ricampionare il brano, si perde dei suoni. E così per un brano che poi andrà a finire nel video su YouTube c'è bisogno di un mastering che abbia ancora delle caratteristiche diverse. E in tutti questi casi cambiano i valori di riferimento per riuscire ad ottenere il suono desiderato. In sostanza, il mastering è un processo da tenere in considerazione con la dovuta attenzione, un processo molto delicato, per cui ci sono anche delle competenze specifiche da sviluppare. E non è vero che c'è bisogno di macchine costose o di chissà quali cose per poter realizzare un buon mastering, ma bisogna sapere dove intervenire e come farlo. Ecco per questo che rimando per approfondire a dei video successivi, nel quale incontreremo anche degli esperti sull'argomento. Nel frattempo ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato.